Coccodrilli, come vi avevo accennato ieri, sabato e domenica ci sarà un evento veramente stupendo. Indovinate dove? A Orvieto. Guardate, sono sotto il Duomo. Si tratta di una passeggiata itinerante cui potrete scoprire la bellezza di questo territorio, ma soprattutto potete anche assaporare questo territorio, perché ci sono vini, cibo, veramente è fantastico, ragazzi. Mi sto dirigendo in un altro posto veramente fantastico della città, ma la cosa bella di questa passeggiata è che potrete stare liberi, senza mascherina, insieme alla vostra famiglia, insieme al vostro cane, quindi veramente, ragazzi, è una cosa veramente figa. Oh, guardate dove sono, ma quanto è bello! Palazzo Capitano del Popolo, è la seconda tappa della nostra passeggiata, quindi ragazzi, ma guardate che meraviglia, io mi sento proprio bene. Ah. Piazza della Repubblica, un'altra tappa dove potrete trovare tutti i prodotti del Trasimeno Orvietano, quindi guardate che bello. E adesso nelle prossime storie vi dirò dove potete trovare me e nonno Faustino. E qui all'interno di Palazzo dei Sette potrete bere e potrete incontrare anche me e il nonno dalle 13 in poi. Allora, come fare per partecipare alla passeggiata, incontrare me e il nonno? Vi lascio la mail qua, prenotate il vostro biglietto per sabato e domenica. Vi aspettiamo! Adesso si magna, raga? Le nostre guide. Arzugamo. Prosciutto è con le scalette? No, scalette. Coste. Che ci ha portato? Sì. Un pizzico di tartarra. Cotte bene? Sono ben cotte. Sì? Madonna. Bene. Sta pieno! Giusto un po'. Grandi! Fa la visita all'orecchio. Oh 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 oh. A fa la visita all'orecchio. Oh 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 oh. Meglio no. Ma tu vai già a fanculo. No! Come no? Devi essere più. Cioè, capito, stiamo a contatto con tanta gente adesso, anche se non te ne rendi conto. Sì, ma va ben così. A fa la visita all'orecchio. Oh, a fa la visita all'orecchio. Oh, a fa la visita all'orecchio. Ma voglio a fanculo. Oh, vabbè, tanto è sempre così. Io veramente, via. Andiamo, va, che è meglio. Sei pronto o no? Ma perché? Come lo fa? È l'essere più avvolgente, più coinvolgente, più dinamico, più energico. Più cammina. Più coglione. Oh. Io ti dico, a fa la visita all'orecchio, tu muovi anche la testa, no? A fa la visita all'orecchio. Oh oh oh. A fa la visita all'orecchio. Oh oh oh. Oh, bravo, adesso puoi mandare. Frena, che tronculi. No. Come no? Ma questo è Dio, no? Questo è di? Questo è di? Adesso andiamo a vedere se... Capito? Qui. Capito? Sì, non ho capito un po'. È perché non ci senti. Ah, non ci sento? Ti sto dicendo... Ne hai parlato? Come no? No. Si frega. Che stai a sentire? Oh. Sta zitto. Ciao. Oh. Ma che sei scemo? E là che ma te l'anculi sa un'altra volta e beh te gonfio prego si accomodi ma ha chiuso ha messo no si prego si accomodi perché per davvero vede l'ombra le gomitate dopo dice che so io. Ma sta fermo con le mani! Ma non cazzo tu! Teatro all'aperto! È il bulletto del... Non dire stronzate! Perché tu devi capire che io
a te, ti amo. Ma te dico io un cammino. Dai, ma che... dai. Va bene, va. L'unico teatro gratuito all'aperto e improvvisato. Guarda quanti bacini ti dà. Vedete che mi scoccia gli occhiali. 90 Chiamavo. Sì. Oh, come già sbagliamo, ha fatto scordare. Aia! No! Benedicus Bovis impotentis Deus, picchiatore in pezzo! Guarda come salzi! Cazzo scrai! Sola! Eccoli! Guardalo quanto è carico! Guarda quanto è carico! Destro sinistro, antipasto misto! Guarda quanto è carico! Eccolo! Mi ha toccato qui! No! Ma qua ma basta, dai, torta al testo, tutte ste robe. No? Ma basta. Vaffanculo no, però dai. Stiamo a parlare, guarda che torta al testo, to, eh? Ma di che stiamo a parlare, to? Capocollo, to. Sì, to, ma la certo dico io, bro. To. È veramente. Assurdo. Al teatro all'aperto c'è stato un nuovo ingresso. Tutti mi dite Garibaldi e Garibaldi sia. Raga, qua veramente è assurdo. È assurdo. Cioè, vita paesana, vita normalissima, però c'ha un valore immenso, secondo me. Cioè, veramente pazzesco. Io mi stradiverto sempre, perché il primo che si diverte, ragazzi, sono io. Dopo vi divertite voi. Fantastico. Ne vede l'Inter, ma non viene su perché vuole mangiare. Ha detto: io voglio mangiare. Niente. Prima voleva stare con gli amici, adesso vuole mangiare e lasciamolo fare. Dai, io me la guardo un po', via. Dopo, una sega. Che se fa? Una sega. Che se fa? Te sciacco, dico io. Ma che se fa? Fammi te fa un pennello. Se dico io, nel pennello, palle dal culo. No, vabbè, io queste cose le sopporto, però.